Oggi vi parlerò di alberi e di foreste. Vi parlerò di alberi e di foreste per due motivi. Il primo è molto personale, sono la mia passione che ho trasformato nel mio lavoro. Il secondo invece interessa a tutti ed è il motivo che noi come umanità ci stiamo progressivamente disconnettendo dagli alberi e dalle foreste. Nel corso dei millenni lasciamo sempre meno spazio sul pianeta a questi sistemi e li stiamo progressivamente sostituendo con altre cose, i campi, le città, gli aeroporti, le strade, tutta una serie di sistemi che noi pensiamo siano più utili o fondamentali per la nostra civiltà. Ma ci siamo realmente chiesti come sarebbe il mondo senza alberi? Lo sappiamo, intendo, come cambierebbe la qualità della nostra vita senza le foreste attorno a noi? Una serie di domande, ragioniamoci un po'. Ma facciamo un passo indietro, partiamo dall'inizio, da quando eravamo bambini e sognavamo, molti di voi sono sicuri l'hanno fatto, di costruirci una casetta lassù, in cima agli alberi. Un posto strano per costruire una casa, però così affascinante, ci dava una visione completamente diversa dal mondo, lo guardavamo dall'alto e ci sembrava in quella prospettiva che le cose fossero forse al posto giusto. Io penso che il motivo per cui da bambini, nella nostra infanzia, pensiamo che gli alberi siano il luogo dove va costruita la casa è perché in fondo gli alberi sono stati la prima casa dell'umanità. Noi siamo evoluti scendendo poi da quegli alberi e dando inizio, assumendo così la posizione retta, proprio all'antropocene, a quel periodo nella quale l'uomo sta cambiando il mondo e l'ha fatto innanzitutto proprio togliendo gli alberi dal paesaggio e sostituendoli dapprima con l'agricoltura, con i campi. Poi abbiamo scoperto il petrolio, il carbone, il metano, l'energia. E con l'energia siamo riusciti a costruire le città, dove stiamo portando la civiltà nell'ultima fase della sua esistenza. In questo passaggio, chiaramente ci stiamo allontanando dagli alberi, e quindi ora se ripensiamo a quella casetta che volevamo costruire, ci rendiamo conto che forse è raggiungibile e stiamo cercando di trovarne un surrogato. Quindi gli appartamenti più ambiti di Milano adesso diventano una cosa così. Invece di avere la casetta sull'albero, stiamo portando proprio gli alberi sulle nostre case. Questo però è un cambiamento nel paradigma tra noi e gli alberi. Noi prima eravamo ospiti della natura, adesso la ospitiamo in una forma domesticata sulle nostre case. E mentre facciamo questo, siamo sempre di più su questo pianeta. Ieri eravamo 7 miliardi e 600 mila e più persone. Sono nati 200 mila persone in più ieri, 70 milioni quest'anno, una nuova Italia. E contemporaneamente abbiamo sempre meno foreste. Circa il 50% delle foreste sono scomparse negli ultimi 500 anni e ogni anno sul pianeta scompare una superficie di foreste tropicali che è pari a 5 volte la Lombardia. E allora, nello studiare il rapporto tra foreste e uomini, mi sono chiesto perché non facciamo semplicemente il rapporto matematico tra la superficie delle foreste e il numero di uomini. E questo rapporto è espresso in quel grafico, in quella linea. Come vedete, sta cambiando molto rapidamente. Nel 1990, quando quel grafico inizia, io mi laureavo in scienze forestali e gli uomini in quel momento, ogni uomo della Terra aveva quasi 8.000 metri quadrati di foresta. Sono passati solo 25 anni, 28 anni, e oggi io ne ho 5.400 di metri quadrati, circa il 30% in meno. E quando i miei figli che siedono lì e mi stanno guardando si laureeranno, bene, loro ne avranno solo 4.000 metri quadrati, il 50% in meno, da me ai miei figli. In una sola generazione dimezziamo il rapporto tra foreste e uomini. Ora, noi siamo una società civile, sviluppata, facciamo queste cose. Dovremo razionalmente capire dove stiamo andando e capire dove questo ci porterà, ma realmente lo sappiamo, intendo, lo stiamo facendo con cognizione di causa. Sappiamo esattamente cosa fanno gli alberi per noi, o ci stiamo ancora comportando come i cowboy nella prateria infinita del Far West,
pensando che le risorse del pianeta siano semplicemente infinite, che possiamo prendere quello che vogliamo. Nella realtà dovremmo cominciare a ragionare come gli astronauti dentro una capsula, dove l'aria, l'acqua, il cibo, tutto è limitato, tutto va gestito in maniera responsabile per poter continuare il viaggio. Ritorniamo alle foreste. Sappiamo cosa hanno fatto per noi e cosa stanno facendo. Beh, se lo chiedete a un bambino cosa ci fanno le foreste, la prima risposta è il legno. Il legno, certo. Potremmo definirlo quasi l'eroe nascosto della civilizzazione. Ci ha sempre accompagnato dai primi strumenti che abbiamo preso in mano per diventare poi cacciatori, poi agricoltori, fino allo strumento principe per costruire le nostre case. Era rinnovabile, cresceva da solo attorno a noi. Dal legno poi abbiamo fatto il fuoco e con il fuoco ci siamo impadroniti di una forma di energia. Questo ci ha reso completamente diversi da tutti gli altri animali sul pianeta, perché con l'energia la potenza dell'uomo è potuta crescere in maniera enorme. Il fuoco tutt'oggi è importante, la bioenergia, bruciare il legno, rappresenta il 60% dell'energia rinnovabile d'Europa, più della somma di tutte le altre energie rinnovabili. Ma il legno poi ci ha dotato di un'altra cosa, della carta. La carta che è stata il supporto delle idee dell'uomo, il supporto della cultura, il ponte della cultura da uno stato all'altro, da una persona all'altra, da una generazione all'altra. Senza la carta, io sono sicuro, oggi non ci sarebbe TED. Questi servizi del bosco sono servizi materiali, concreti, fisici, che possiamo toccare. Le foreste però ci danno molto altro, tutta una serie di servizi che noi definiamo immateriali, ma che sono importantissimi. Facciamo fatica a descriverli, però li capiamo. Le foreste regolano il ciclo dell'acqua, ad esempio. Il 70% dell'acqua che torna dalla terra verso l'atmosfera per poi riprecipitare come pioggia, bene, il 70% passa attraverso le foglie. Gli alberi poi proteggono il suolo dall'erosione e il suolo è il substrato sul quale possiamo produrre cibo, possiamo produrre tutto quello che serve per la nostra vita. Gli alberi sono la base della bellezza dei paesaggi, sono la culla della diversità. Gran parte degli organismi viventi vivono nelle foreste e proteggere le foreste è l'unico modo che abbiamo per poterli conservare. Infine, argomento di questi giorni, gli alberi cercano con quanto possono di mitigare i cambiamenti climatici. Circa il 30% delle nostre emissioni di gas serra vengono riassorbite dagli alberi e trasformate in legno. Quindi gli alberi fanno tutto questo e io mi chiedo, ma se tutti noi sappiamo il valore di queste cose, il legno, il fuoco, la carta, il paesaggio, l'aria, l'acqua, elementi fondamentali della nostra vita, com'è possibile che accettiamo di ridurre di 50% il rapporto tra foresta e uomo in una sola generazione? Bene, io credo che il problema stia alla base nel valore che noi diamo a queste cose, nel valore reale di mercato rispetto al valore intrinseco che hanno. Ragioniamoci un attimo, cos'è il valore alla fine? Il valore nella nostra economia di mercato non è altro che l'incontro, si dice, tra la domanda e l'offerta, tra quanti cercano una cosa e quanti sono disposti a venderla. Questo ci produce un prezzo che, prodotto, moltiplicato per una quantità, ci dà un valore. Vado in questo mercato e i peperoni costano 2 euro al chilo, ne voglio 2 chili, pago 4 euro. Semplice. Ora, riusciamo a mettere gli alberi e le foreste e le loro funzioni in questa equazione? È molto difficile. Dov'è il mercato della diversità, della biodiversità, ad esempio? Chi paga per avere l'aria pulita? Quanto è il valore del paesaggio? Abbiamo dei problemi nell'inserire i servizi ecosistemici immateriali, i servizi che il bosco ci dona e che non hanno confini, in uno schema che è quello che guida le nostre logiche quando scegliamo cosa fare di quello che sta attorno a noi. Quando un contadino dell'Amazzonia deve decidere cosa fare della sua foresta, applica questa logica e non sa dove inserire gli alberi. E quindi l'unica soluzione che trova è quella di tagliarli e sostituirli con la canna da zucchero, con la soia, con qualcosa che invece sa vendere in quel mercato.
Io credo che oggi, se vogliamo cambiare questo percorso nel quale siamo avviati, no? L'unica è trovare un modo di inserire in questo schema logico anche le funzioni che gli alberi hanno e che non ci sono rappresentate. Dobbiamo ritornare a dare un valore materiale alle funzioni immateriali che le foreste ci danno. Una soluzione c'è, e la è rappresentata a oggi dai satelliti. Sembra un passo molto grande salire nello spazio, ma attorno a noi, sopra le nostre teste, sono in orbita ormai decine, centinaia di satelliti che guardano il pianeta in maniera continua e riescono a dirci molto di cosa stanno facendo gli alberi. Satelliti come quelli che hanno ripreso queste immagini riescono di fatto a vedere i singoli alberi di tutto il pianeta. Questo satellite mano a mano sta focalizzando proprio su qui, dove siamo noi. Ci mostra il parco di Villa Erba, dove siamo, e i suoi alberi. Quello è il centro convegni, quello lì in mezzo. Io ho un'immagine come questa di tutto il pianeta ogni 5 giorni. E tramite questo riesco a vedere, ad esempio, come sta cambiando la deforestazione nel mondo. Questa immagine, questa serie storica dal 1984 ci mostra questa zona della Bolivia, ad esempio, dove la foresta è stata progressivamente sostituita dai campi. Queste immagini ci permettono di capire come cambia il clima lì dove cambiano le foreste, ci permettono di capire come cambiano le nuvole, quanta biomassa sta cambiando, ci permettono proprio di cominciare a quantificare quei valori immateriali che fino ad oggi non abbiamo mai messo sul mercato. E grazie a queste immagini stanno nascendo dei meccanismi finalmente di mercato e delle politiche, come la politica per il contrasto alla deforestazione delle Nazioni Unite, dove i paesi sviluppati, che hanno preso un grande vantaggio dal petrolio, ovviamente ad esempio la Norvegia per l'Europa, stanno trasferendo risorse economiche, denaro, ai paesi in via di sviluppo che accettano di ridurre il loro livello di deforestazione. E i satelliti in questo giocano un ruolo fondamentale, perché sono gli strumenti che permettono all'intera politica ambientale di prendere funzione in maniera trasparente e accettabile da tutte le parti. I satelliti ci stanno dando questa visione dalla Terra, una visione dall'alto, quasi come la visione che da bambini cercavamo quando salivamo sugli alberi. In effetti guardare le cose un po' così da lontano, no? Le rimette nella giusta prospettiva. Quando guardo la Terra da così, e questa è proprio una fotografia presa da un satellite che sta a 1,5 milioni di chilometri da noi, e che guarda tutta la Terra continuamente, ogni mezz'ora. Quando guardiamo la Terra da così lontano, realmente vediamo che non è una prateria sconfinata, è realmente una capsula spaziale, nella quale viviamo tutti insieme, con un'atmosfera che è molto sottile, delicata, con degli oceani, della Terra. Questa immagine ci fa vedere che non esistono confini, è un'unica capsula, che dobbiamo in qualche maniera proteggere tutti insieme, non ci sono alternative. E questa immagine ci fa anche capire il valore che abbiamo nell'osservare, nel valutare, nell'apprezzare quello che abbiamo attorno a noi, il valore della natura, il valore degli alberi, ritornare a ripensare al valore delle funzioni che la natura e dei servizi che la natura ci offre, anche se questi non hanno attualmente un prezzo. Io credo che solo ripensando a questo, solo ritornando nella nostra vita ad apprezzarlo, riusciremo alla fine a costruire un ponte. Un ponte che collega le due sponde un po' di questo fiume che è la nostra vita. La sponda del passato, di dove abbiamo ereditato gli alberi dai nostri genitori, e la sponda del futuro, la sponda dove daremo questi alberi nelle mani dei nostri figli. Grazie.